con Whenever, Whenever, a tali e quali Shakira. Coreografie molto aggressive di Fabrizio Manini. Vieni, Ilia, vieni. Accomodiamoci da questa parte. Accomodiamoci. Ammazza che fai. Hai visto che potenza? Mamma, nei bracci, non indifferente. Hai visto? Come Mario il Bagnino. Hai una potenza nei bracci, non indifferente. Grazie, modestamente. Mangi, inizia tu. Beh, tu hai studiato danza? Sì. Vabbè, ti sei mossa molto bene comunque, però io avrei messo molto, molta, molta più forza. Ha ragione, l'avrei fatto anch'io, soltanto che qui... Ma canti da vivo, cioè... Il timbro di Shakira sono molto originali. Tu devi sapere, quando lei andava a scuola, i suoi compagni di scuola la prendevano un po' in giro, perché lei aveva... Sempre in giro, Io non posso dire niente, io non lo so, ma mi corrigi sempre, come se... Non interrompete. Aveva questo... prendevano Ciro, eh? Aveva questo belato molto soave. Questo? Belato. Si molto può dire? Belato. No, con la B, come Bologna. No, perché questo belato, era giusto. Lui è belato, per esempio. Comunque, sei stata molto... la coreografia è meravigliosa. Io voglio a Manini per il mio prossimo video, sicuramente. Grazie ancora, Fabrizio, grazie. E a Pinuccio Pierazzoli come arrangiatore. Perché è veramente straordinaria la coreografia. Stupendo. Io ho guardato più la coreografia che te, sinceramente. Ho guardato soltanto che ti muovevi i fianchi, in modo incredibile. Avrei messo molta più forza e la voce l'avrei caricata ancora molto di più, con un vibrato molto più acceso. Ma invece sono sicuro che... Ma scusami, ma io che cosa dico di male, ragazzi? No, tu hai detto il tuo parere. Io sono un giudice. Un giudice, certo. Stasera più del solito. Ho bevuto una birra. Che poi quando fa così con le mani ti taglia, certo, visto? Cioè, perché ti voglio fare male. Mi dà il cibo, hai capito? Ma fa malissimo. Ti voglio fare male. Sì, ma si dicevo, vede, questo è il tuo parere. Invece sono sicuro che è stata molto attenta, oltre allo show, alla voce. Loretta, dimmi un po' che ne pensi. Io... Chapeau. Chapeau.
No, è hai stata, sentito allora, quel famoso vibrato? Si è mossa benissimo. Fare quella specie di... Io, scusate, i coach mi devono aiutare. Lo chiamo yodel, questo effetto un po' di voce orientale, come se lei si, non lo so, si abbia preso dalla musica orientale un po' questo suo modo di cantare, no? E, però lei ha ballato e cantato dal vivo, senza stonare, senza fare niente, coreografie belle, difficili, una base meravigliosa, Pinuccio. E quindi io l'ho trovata veramente molto brava, perché poi, sai, toccare queste grandi... Sì, tante volte sempre... l'abbiamo fatta tale quale e sempre hai notato che mancava questo... Invece questa cosa qua lei l'ha fatta poi senza nessun effetto... No, niente, ecco. Tutto, ricordo sempre, tutto dal vivo. Ma è alta come Shakira comunque, lo sai? Shakira è alta almeno come una te. Cosa allora ce l'ho. Due centimetri in più. Una sì. cosa allora ci assomiglio. Sì. Parla nel microfono. Giorgio. Come si chiama lei? Tacchina. Tacchina. Tacchina? No. Tacchina si chiama. Tacchina. 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 Come quando vai su IT. Ah, qui tia, quando uno tia. Vai. Tacchina. Tacchina. Assomiglia anche, e sono d'accordo con Loretta, vale a dire, quando si fa un numero come questo, dove si balla, si canta, ci si muove, c'è l'emozione, non è che sei avvezza, no, a fare spettacoli in televisione, eccetera. Quindi secondo me sei stata più brava di quello che pensi. Sì, molto bene, sì. Sentiamo. Grazie, Maurizio. Beh, abbiamo guardato tutta quanta una coreografia meravigliosa, poi ho riconosciuto Tatizia. Ho riconosciuto Padegna, stavo per dire, vabbè. Ebbene, Shakira. Ho riconosciuto quando il momento preciso, quando fa com'è, me lo insegni? Vieni Maurizio, stai attento, Perché... Com'è? Sì, no, ecco, fai quel tempo. Dai, Sanghilla, Vampiglia, Vampira. Ne sono tanti, ti spiego quello che quello, fai. Quello. Il movimento di bacino. Ecco, questo. Perfetto. Lo voglio fare con Maria. Va bene. Grazie, accomodati pure. Successi. Accomodati pure, grazie.